Salve a tutti, siamo qui oggi con Bianca Bracci d'Orsi per parlare di un argomento che riguarda la Shoah. Fino poi dobbiamo collegare la questione della Shoah per quanto riguarda la Costituzione adesso, quali sono i rischi della Costituzione, l'importanza e il ruolo fondamentale della Costituzione e in questo momento diciamo come sta la salute di questa Costituzione. Sì, io credo che oggi siamo peggio che a rischio. Stiamo al limite dell'essere fuori legge. È stato deciso che alcune norme prese contro la Costituzione, compresa la legge elettorale, sono contro la Costituzione e quindi illegali. Nessuno le ha spostate. Nessuno che doveva le ha spostate. Il rischio c'è e non è solo relativo al governo, un governo che vede la destra, compresa componenti fasciste o naziste, neofasciste o neonaziste, al governo del paese insieme a quella che viene chiamata centrosinistra o sinistra comunque. Quindi trovo che questo paese sia in pericolo, e non solo questo paese, è un pericolo che riguarda tutta Europa. La Shoah è stata, poi, io non direi solo Shoah, io direi i campi di sterminio, perché la Shoah si usa per la distruzione degli ebrei, ma sono stati uccisi insieme a loro i gay, gli omosessuali, gli ammalati di mente o infermi e i testimoni di Geova e gli oppositori politici, in gran parte comunisti, ma non solo. Quindi è stata una distruzione, uno sterminio di diversi. Sì, una cosa razzista, ma in alcuni casi riguardava razze, in altri una religione diversa, in altri una posizione politica diversa, in altri ancora peggio una malattia, però poteva riflettersi e mettere in dubbio una razza pura come doveva essere per i fascisti e i nazisti. Dico fascisti e nazisti perché tutti i vari fascismi, dal fascismo al nazismo, al fascismo spagnolo, hanno tutti avuto questa stessa base. E l'hanno ancora adesso le forze che si organizzano in gran parte dei paesi europei, sono 11 quelli che hanno una forza politica dichiaratamente neonazista, che supera l'11% dei voti. E quindi di questo si tratta. La resistenza è stata la nostra in Italia e quella in tutta Europa, una resistenza grande, contro anche elementi di fascismo che erano presenti, come in Belgio, in paesi dove palesemente non c'era un governo nazista. O in Ungheria, oggi vengono rimessi le statue di quelli che erano i nazisti di allora, come d'altronde si è fatto in Italia. Ma la resistenza ha sconfitto e anche i paesi che del capitalismo e le classi soprattutto, la classe padrona, il capitale, che del fascismo aveva preso grande forza, in cui il fascismo era stato la grande forza, erano stati costretti ad accettare l'antifascismo e a partecipare, in qualche modo, perlomeno ad accettare la distruzione di questo mostro nero che girava per tutto il mondo, non solo in Europa poi, America Latina, oltre all'America, gli Stati Uniti.
abbiamo vinto in Italia e nel mondo. È stato fatto il processo a Norimberga ai criminali di guerra, ma solo ai criminali di guerra nazisti tedeschi, non tutti, una parte si sono salvati, sono scappati misteriosamente dai campi di concentramento, sono passati in Italia appoggiati in strutture religiose e poi si sono imbarcati con documenti falsi e sono andati negli Stati, nei alcuni paesi dell'America Latina. Priebke è il caso più esemplare. Tutti hanno gridato allo scandalo perché un uomo di allora aveva, mi pare, 70 anni, doveva andare in carcere. Beh, quelli che aveva ammazzato lui per rifiutarsi solo alle fosse ardeatine, il più giovane ne aveva 17 e il più vecchio ne aveva 60. Nessuno era arrivato vivo a 70 anni. Bianchi, io rispetto a questo, se ti posso interrompere, noi per esempio a Cava il caso Prib, che è un caso sentito rispetto a questa cosa qui, però il fatto, voglio essere un po' provocatore rispetto a questa cosa qui, tutto quello che ha fatto la resistenza e tutto quello che noi abbiamo subito dal fascismo e dal nazismo, e oggi nel 2014, in prossimità proprio delle elezioni europee, ci sono partiti tipo Alba Dorata in Grecia, in cui sta lodando all'ennesima potenza chi è che ha torturato i partigiani, oppure tutto il circuito negazionista, tra cui anche chi è che ha fatto i funerali proprio di Priebke, e Lefebvre, e tutto il circuito religioso. Ma rispetto a tutto questo, ma può essere che la resistenza, tra virgolette, ha sbagliato qualcosa, diciamo che non ha sradicato del tutto le radici e ha tagliato soltanto la parte superficiale? Io questo non credo. Io ricordo gli anni dopo la resistenza e per molti anni, fino agli anni 80-90, quando si sono sciolti i partiti comunisti. E capisco che è da poco non condiviso da molti, ma la caduta del muro di Berlino non ha seppellito i partiti comunisti, ma ha dato agio a chi voleva seppellirli, come succede nei libri gialli, di fare un omicidio e poi farlo passare per un incidente. Esisteva nel nostro paese una coscienza antifascista. Chi uno veniva chiamato fascista rispondeva a botte. Sempre. Io mi ricordo che le uniche cose che non si potevano dire a nessuno era un fascista o qualcuno che non fa lo sciopero. Erano due cose che erano considerate le accuse peggiori, a quale si rispondeva con le botte, insomma, poi veramente, no, schiaffoni, quello che era, ma comunque. Tutto questo è finito, sì. C'è stato dall'inizio un tentativo di presentare anche i fascisti italiani, ma anche gli altri, come in fondo poveri ragazzi che combattevano per un ideale. C'è stato il tentativo di scaricare tutto sul nazismo tedesco. Sono stati i nazisti, i fascisti italiani no, poveretti, anzi, hanno cercato di bloccare, di fermare, naturalmente non è vero, i fascisti accompagnavano i nazisti paese per paese a catturare gli antifascisti e metterli al muro, quando non lo facevano loro in modo diretto, per non parlare dei criminali di guerra italiani, in Africa, in Jugoslavia e in tutti i paesi occupati, in Grecia, in Albania. Qui i criminali di guerra italiani, non uno ha pagato, non uno, quei pochi che sono stati fucilati immediatamente dopo la fine della guerra,
dai primi, quelli che proprio non si poteva dire di no. E furono pochissimi.